Buongiorno. Allora, intanto ora saluto Maya, quella che mi leva. Ciao Maya. Allora, ciao amori. Bella sei. Allora, sto già scendendo per andare al lavoro perché devo passare anche a fare la ricarica al telefono. Allora, in sostanza abbiamo, perché io avevo fatto il... Non ci fate caso come al solito all'aspetto, eh? Ma sapete, per andare a lavorare, vi dico sempre. Comunque, dicevo, avevo fatto a nome mio per la DSL, appunto, e mi avevano detto che non avrei dovuto più fare la ricarica, però in realtà, quando supero, cioè nel senso, quando vado sotto ai... al coso, come si chiama? Non mi viene mai il nome. Sotto... quando supero i giga, in sostanza, o i minuti, allora mi tolgono quello che mi rimane del credito telefonico, come in questo caso. Infatti sto andando, scusate la pelina, c'è vento, stamattina ho svegliati con il vento, comunque appunto devo andare a fare la ricarica, perché sennò comunque non mi... cioè me l'hanno rinnovata la promozione, cioè l'offerta, insomma come la vogliate chiamare, però appunto devo fare la ricarica perché no, se no, perché sono andata sotto e quindi non me la possono, non posso telefonare se no, e non ho internet, e io con internet alla fine ci vado abbastanza, perché comunque guardo anche la busta paga del lavoro su online, ce la danno su un portale nostro, quindi a me comunque mi serve internet. Appunto adesso vado a fare la ricarica, poi vado al lavoro. Poi quando torno devo sistemare assolutamente l'armadio dove ho tutte le coperte, perché c'è veramente un casino, non c'entra più nulla. Poi che devo fare? Poi devo ripostare l'aspirapolvere di nuovo perché c'è di nuovo la polvere. E poi si va a cena dai genitori di Marco. Ieri sera tra l'altro è saltata anche la corrente, perché per l'appunto ho sentito, cioè, il telefono in casa, e per l'appunto ho sentito il rumorino che fa il telefono, questo Nino quando va via la corrente e poi ritorna comunque. E avevo anche paura, e gli ho detto a Marco, buono no, vieni con me perché ho paura, non è che ci sono i ladri, cosa che assolutamente, le mie fisse, sono paranoica per questo, da quando siamo qui, ma perché ancora mi ci devo ambientare per bene, ancora non è che... però... piano piano mi ci sto abituando. Comunque adesso vado, che sono da già tardi, ma per dire c'ho un'ora e dieci ancora, nemmeno un'ora e tredici, vabbè, comunque più di un'ora. Comunque adesso vado, ci vediamo dopo. Sono appena arrivata a casa, adesso vado su che devo sistemare tutto l'armadio. Oggi tira anche parecchio vento, ma parecchio. Comunque mi sono fermata anche a chiacchierare con i miei colleghi un po' lì al lavoro. Adesso vado su e ci vediamo dopo. Allora, io sto già scendendo, nel frattempo vado a fare benzina, nel frattempo che Marco aspetta l'ora di scendere, così ne approfittiamo. Allora, non è tutto questo freddo, però comunque sia, nel frattempo dice che i campani non sono bene. Tra un pochino arriva anche il nostro bambino, il nostro piccolino, il nostro cucciolino. Ma infatti non vedo l'ora di venire, poi Marco lo offrano, quindi lo devo accompagnare in ospedale. Io ho rischiato anche di rompere il telefono, nel senso che mi è caduto in terra prima in casa e ho rischiato davvero di romperlo, però va bene. Nel frattempo mi fermo via un altro coso, un'altra espansione della borsa, però vabbè, ci vediamo dopo. Cosa fare bene, non mi ricordo se ve l'avevo detto, ma siamo a cena dai suoi genitori, quindi è per quello che sto andando a fare benzina per poi passarlo a prendere. Allora, siamo appena tornati a casa. Mi sono già accesa la TV. Se vengo a chiamare, devo sistemare anche l'antenna.
guardando scomparsa. Bimbi, adesso mi metto il pigiama, mi lavo i denti e appunto mi metto a guardarmi il telefilm. Comunque, che poi il mio pigiamone, quello, non so se ve lo ricordate, quello che vi avevo fatto vedere nei regali di Natale dell'anno scorso, questo con un cerchiettone tutto peluscioso e con i brillantini, tra l'altro grigio, e tra l'altro c'ho anche le maniche pelusciose in fotocamera, in videocamera non so se rende, comunque sì, con il peluscioso, ovviamente le maniche fatte così, sono ben grigie che riprendono praticamente questo qui, i pantaloni invece sono rosa normali, che è lo stesso rosa del coniglietto. Sono stanca stasera, mamma mia, è uscito anche il video, l'ultimo vlog, insomma, quanta roba da stirare, che poi non è finita lì, ma ne ho anche tanta altra, non so veramente come fare. Vediamo un po' questa antenna perché mi sembra che sia, oh. Ecco, adesso va benissimo. Comunque, tra l'altro, quando compro questo fiore qui, quello della camera praticamente, abbiamo lasciato anche il cartellino, tra l'altro. Vabbè, comunque, poi mi si è rotto anche l'armadio lassù, così se non fa punti rumori, mentre di qua invece dalla mia parte, riesco a aprirla, sentito? Fa questo rumore, quindi il centro non la fa, ma questo c'era ma non lo fa più, si è rotto, però vabbè, ormai andava così. E poi tra l'altro vi volevamo mettere, me la faccio vedere, l'antenna è sempre qua, allora chiamo Marco perché sembra io non ci capisco niente. Comunque qua volevamo mettere lo specchio, uno specchio effettivamente, la televisione è attaccata al muro qua, qui la cuccia del canino quando arriverà, e qui al muro praticamente, ho attaccato al muro direttamente al posto di quello, e poi quello lì lo sposterò qui, ora vedrò un po', o se no quello lo metto qua. Comunque adesso vediamo, qui comunque ci vuole uno specchio o un'altra scarpiera, perché praticamente io nella mia parte dell'armadio in fondo c'ho troppe scarpe, quindi non mi ci stanno, quindi devo mettere o un'altra scarpiera, ora poi vediamo un po'. Comunque uno specchio in camera mi ci vuole, perché non ce l'ho. Tra l'altro dobbiamo risistemare anche, non so se lo vedete, cerco di farvi vedere quello lì, perché si è staccato questo, si è staccato, quindi poi glielo farò rimettere a Marco. Adesso vediamo un po'. Comunque poi cambierò anche le tende, forse me le seguirò, le tende, però per l'estate prossima ormai, perché comunque tanto niente. Ora devo chiamare Marco assolutamente per l'antenna, perché non so che, ma sentite, mi fa così, non si sa perché. Comunque adesso lo chiamo, se me lo sistemo. Nel frattempo sono piena di bollicini. Comunque adesso, anzi nemmeno mi metto, diciamo, mi lavo i denti, ma non è che mi metto nel letto, cioè mi metto nel letto con il computer, perché appunto devo montare anche il vlog, questo vlog. Comunque se c'è un video in particolare, suggeritemi anche quali video vorreste che vedere, così poi ve li registro. Quindi vi mando un bacio enorme, ci vediamo nel prossimo video, che tra l'altro domani quando esco da lavorare mi devo anche ricordare assolutamente di andare a comprare l'acqua, perché avevo finito, ci dovevo andare oggi ma me ne sono completamente scordata.
domani me lo devo assolutamente ricordare. Comunque vi mando un enorme bacione, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!